intanto un saluto a tutti i soci simpatizzanti dell'Associazione Tuscolana di Astronomia. Il tema di questa sera, ve l'ha appena detto Marco, sono le lune ghiacciate del Sistema Solare, la ricerca di forme di vita oltre la Terra. Io comincio con la prima parte e quindi vi presento un po' di lune ghiacciate interessanti del Sistema Solare per dare poi la palla ad Daniela, che si concentrerà su tutti gli aspetti astrobiologici. Ecco, in questa prima slide vedete gli otto pianeti del Sistema Solare da Mercurio a Nettuno, e sotto ciascuno di essi vedete un numero che rappresenta il numero di satelliti naturali noti e catalogati attorno a ciascuno degli otto pianeti. Quindi abbiamo detto che ad oggi sono noti ben 205 satelliti naturali, ma la quasi totalità di essi si concentra, come vedete, in orbita attorno ai quattro pianeti giganti: Giove, Saturno, Urano e Nettuno. E sono pochissimi invece i satelliti naturali che orbitano attorno ai pianeti nel sistema solare interno. Ovviamente c'è la nostra Luna, e Marte ha due piccoli satelliti. C'è però un'altra grande differenza molto importante tra le lune interne e quelle esterne, cioè quella che le lune esterne, le lune naturali del sistema solare esterno, sono fatte più che da rocce, da silicati, in grande maggioranza anche da composti volatili. E a questo punto è importante introdurre il concetto di snowline o frostline, se volete la linea della neve o linea della brina, che è una linea immaginaria oltre la quale composti volatili come l'acqua possono sopravvivere sulle superfici solide dei corpi planetari per tempi geologici. Oggi, se guardate nel grafico in alto a sinistra, questa linea immaginaria nel nostro sistema planetario si colloca a circa 2,7 unità astronomiche, quindi 2,7 volte la distanza media della Terra dal Sole, che vuol dire nella fascia degli asteroidi non troppo lontano da dove si muove Cerere, che è il maggiore oggetto nella fascia degli asteroidi. Ebbene, oltre quella distanza, spostandosi verso il sistema solare esterno, si può quindi avere condensazione dell'acqua, quindi da vapor d'acqua a ghiaccio, e quel ghiaccio può sopravvivere per tempi geologici, dunque per milioni, decine di milioni, meglio ancora centinaia di milioni di anni. E se poi ci allontaniamo ancora di più dal Sole, possiamo avere analogamente la condensazione di altri composti volatili come l'anidride carbonica, o a distanze maggiori anche l'ammoniaca, o addirittura il metano se ci spingessimo fino alla distanza di Nettuno o di Plutone. È quindi facile capire che non solo sulla superficie, ma per buona parte anche dell'interno dei corpi solidi che si muovono nel sistema solare esterno, date le condizioni di temperatura, si può avere la sopravvivenza di queste specie chimiche per periodi lunghi. È importante, ne parlerà ampiamente Daniela nella sua seconda metà di questa presentazione, comunque è importante anche per me introdurre il concetto di abitabilità, perché è applicato, poi lo vedremo, al caso delle lune ghiacciate. Oggi l'abitabilità è spesso intesa come il potenziale di un sistema passato o presente a sostenere forme di vita di qualunque tipo, e la vita, per come la conosciamo sulla Terra, che poi è la nostra unica esperienza, ha bisogno della contemporanea presenza di ingredienti essenziali. Il primo fra tutti è l'acqua liquida, e questo perché l'acqua è un solvente ideale per il funzionamento dei processi biochimici nella vita terrestre. È un potente solvente, infatti, di molecole polari, grazie alla propria polarità. Poi vedete un altro dei vertici di questa ideale piramide, di questo triangolo equilatero,
C'è scritto chimica, chemistry, chimica, ma in questo caso per chimica si intende la presenza di un certo numero di elementi biogenici essenziali, cosiddetti macroelementi, che sono quegli elementi chimici che sono fondamentali per la costituzione del protoplasma delle cellule. Quali sono? Sono il carbonio, sono l'idrogeno, sono l'azoto, l'ossigeno, il fosforo, lo zolfo, ce ne sono altri come il potassio, il calcio e il magnesio, poi ve ne sono anche altri, ma questi sono assolutamente irrinunciabili. Quindi acqua più elementi chimici cosiddetti biogenici. E come terzo ingrediente, il terzo vertice di questa piramide, è l'energia. Un'energia necessaria a qualunque organismo vivente per sostenere il proprio metabolismo e quindi nei sistemi reali, negli ambienti planetari, il modo più semplice, se volete, di acquisire energia è mediante uno squilibrio chimico, per esempio, che porti a una ossidoriduzione. Quindi il quarto ingrediente implicito che non è scritto su questa diapositiva è il tempo, perché bisogna che acqua liquida, elementi chimici, biogenici ed energia siano contemporaneamente presenti per tempi lunghi, cioè per tempi geologici, centinaia di milioni o meglio ancora miliardi di anni. E questo solo per creare non la vita, ma solamente l'abitabilità, che è il potenziale di un sistema di sostenere la vita, cioè una serie di condizioni al contorno che sono necessarie ma non sufficienti alla vita. Ora c'è anche un'altra abitabilità di cui si parla spesso in astronomia, che riguarda invece la cosiddetta fascia di abitabilità di un sistema planetario, cioè quella regione di spazio attorno a una stella in cui un pianeta dotato di un'atmosfera sostanziale può mantenere sulla propria superficie acqua liquida per tempi geologici. E poi la dimensione, la distanza di questa fascia di abitabilità dalla rispettiva stella è anche funzione del tipo spettrale della massa della stella. Però ora, rimanendo nell'ambito del nostro sistema solare, è chiaro che se immaginiamo la fascia di abitabilità come quella striscia azzurra, pianeti che ne sono esclusi perché troppo caldi, come Mercurio e Venere, e ci sono poi anche pianeti che invece ne sono esclusi perché troppo freddi, vedete Marte. Per esempio, si trova appena fuori dal bordo esterno della fascia di abitabilità e ancora più lontani sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Quindi, fino a 25 anni fa non si pensava assolutamente che questi sistemi, che questi pianeti potessero ospitare forme di vita anche elementari o che fossero anche solo lontanamente abitabili. In realtà, poco più di 20 anni fa, circa 23 anni fa, per la prima volta questa visione è stata in qualche modo sconquassata e rivoluzionata dai risultati riportati da una missione spaziale americana, la missione NASA Galileo, che ha potuto esplorare per più di 7 anni in modo ravvicinato e continuato il sistema di Giove e ha scoperto così che attorno a Giove ci sono delle lune che effettivamente ospitano strati interni di acqua liquida. Più tardi, un'altra missione, la missione Cassini, che invece ha esplorato il sistema di Saturno per 13 anni, dal 2004 al 2017, ha parimenti scoperto che anche in quel caso, anche nel caso di quel pianeta, esistono delle lune ghiacciate che sicuramente hanno oceani liquidi sottosuperficiali. E quindi questa visione ha un po' rivoluzionato le cose perché i planetologi hanno cominciato a capire che per trovare acqua liquida in realtà ci sono dei posti in cui cercare non troppo lontano già nel nostro sistema solare. Ora, in questa prima parte passiamo in rassegna alcune delle lune che sono più interessanti dal punto di vista astrobiologico. Ora, il sistema delle lune di Giove era stato scoperto già dallo stesso Galileo Galilei col suo cannocchiale astronomico nel gennaio del 1610. Si tratta di quattro grandi lune, Callisto, Ganimede, Europa e Io, dalla più esterna alla più interna. In particolare, le tre più esterne, Callisto, Ganimede e Europa, proprio in base ai risultati della missione Galileo, si è scoperto hanno sicuramente strati interni di acqua liquida. E questa sera menzioneremo in particolare Ganimede e Europa perché sono anche più rilevanti rispetto alla potenziale abitabilità o abitabilità rispettivamente
dei loro ambienti. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Come sappiamo che queste lune hanno strati interni di acqua liquida? Si è detto che è stata la missione NASA Galileo nella seconda metà degli anni 90 a provarlo. Ma come lo ha scoperto? L'ho scoperto in realtà per via indiretta, grazie a uno dei suoi strumenti, cioè il magnetometro. Infatti, la missione Galileo ha potuto misurare attorno a ciascuna di queste tre lune, quindi sia Callisto che Ganimede che Europa, un campo magnetico indotto. Vedete in questo grafico ci sono dei punti di misura, sembrano seguire un andamento rettilineo fino a quando, in corrispondenza del punto di massimo avvicinamento della sonda, in questo caso Europa, succede qualcosa. Ci sono dei dossi, degli avvallamenti nel valore del campo magnetico. Ebbene, questa è proprio la misura del campo magnetico indotto. Il principio di base, se volete, è abbastanza semplice. Un conduttore, come può essere un oceano di acqua salata, che si muove in un campo magnetico variabile nel tempo, che in questo caso è la magnetosfera di Giove, il vero potente campo magnetico, sperimenterà con correnti di induzione che generano un campo magnetico secondario. Cioè, esistono delle correnti elettriche che si devono poter muovere in un conduttore liquido per poter misurare quello che la sonda Galileo ha misurato. È una misura indiretta, ma è una prova inconfutabile del fatto che lì dentro c'è acqua liquida in cui sono disciolti dei sali minerali. Unitamente a altre misure di natura geofisica, per esempio la misura del campo di gravità, del potenziale gravitazionale, dei momenti di inerzia, abbiamo anche dei modelli teorici. Quindi, unendo tutte queste misure ai modelli teorici, oggi gli scienziati reputano con sufficiente sicurezza che la struttura interna di Europa sia differenziata. Che cosa vuol dire? Che in Europa vi sia, per esempio, una crosta ghiacciata esterna piuttosto sottile, dello spessore di pochi chilometri, da 3-4 km fino a 15-20 km a seconda dei punti della superficie, che nasconde al di sotto un vasto oceano globale di acqua liquida che sarebbe a diretto contatto con un mantello di silicati, permettendo proprio quello scambio di acqua liquida e elementi biogenici di cui abbiamo parlato nell'introduzione. Ora, queste erano misure indirette, poi nell'ultima decade in realtà il telescopio spaziale Hubble ha potuto osservare Europa in diverse occasioni. Con il suo strumento nel lontano ultravioletto, mentre Europa transitava sullo sfondo del cielo oppure sullo sfondo dello stesso Giove, ha potuto finalmente, se volete, fotografare quelli che sono ritenuti essere degli sbuffi di acqua, cioè dei pennacchi da cui l'acqua eromperebbe dalla superficie di Europa in determinati punti che, è stato visto finora con le varie osservazioni, si concentrano tutti nell'emisfero meridionale e spaziano varie latitudini, da latitudini molto prossime al polo sud fino a latitudini invece prossime all'equatore. E quindi, dopo misure indirette, questa invece è una prova più diretta del fatto che acqua esiste certamente su Europa e trova il proprio sfogo verso lo spazio da spaccature che si verificano sulla superficie. Vedete infatti che sulla superficie di Europa sono diverse crepe, diverse scanalature prodotte proprio dalla geologia superficiale. È bene sottolineare che questo accade perché Europa, così come altri satelliti galileiani, sono soggetti a una grande forza mareale da parte del corpo centrale, cioè da parte della pianeta Giove, e sono oggi anche bloccati, se volete, in una cosiddetta risonanza di Laplace, che in qualche modo che cosa fa? Forza le eccentricità delle loro orbite ad assumere valori superiori allo zero, cioè vuol dire che le orbite di questi satelliti sono forzate ad essere ellittiche e a non poter mai circolarizzarsi perfettamente. E queste maree provocano di fatto una grande frizione del loro interno che è all'origine di questi
fenomeni sia di mantenimento di acqua liquida che di sbuffi superficiali. Ora c'è stato anche chi negli ultimi anni si è divertito a cercare di associare i plumi di Europa con quello che si vede dalla geologia superficiale, che è nota in buona sostanza dalle immagini ottiche restituite dalla missione Galileo. E quindi Europa ha una superficie molto giovane dal punto di vista geologico, si pensa a meno di 10 milioni di anni, ci sono pochi crateri da impatto. Uno di questi pochi esempi che vedete in questa slide è il cratere Puil, e ci sono delle spaccature della crosta proprio poco distanti da questo cratere, da cui qualcuno sostiene che possano originarsi almeno alcuni degli sbuffi d'acqua che sono stati osservati da Hubble negli ultimi anni. È importante parlare anche di un altro satellite nel sistema di Giove, anche in relazione a Europa, vedrete. Questo satellite è Ganimede, che detiene dei record perché non solo è il satellite più grande nel sistema di Giove, ma è anche il satellite più grande dell'intero sistema solare e per di più terzo record. È anche l'unico satellite naturale finora esplorato mediante sonde spaziali ad avere un campo magnetico intrinseco. Quindi Ganimede ha un campo magnetico indotto che gli deriva dal suo oceano sottosuperficiale, ma ha anche un campo magnetico intrinseco costante, se volete non variabile troppo nel tempo, che invece deve per forza originarsi, come nel caso della Terra, nel suo interno profondo ed in particolare in un nucleo fuso in rotazione. Ganimede è un corpo planetario a tutti gli effetti perché è perfettamente differenziato in un nucleo, un mantello e una crosta complessa, vedete dove a differenza del caso di Europa, l'acqua non sarebbe, in base ai modelli, a diretto contatto con il mantello di silicate, ma sarebbe piuttosto compresa tra due strati di ghiaccio, uno esterno più rigido e uno interno invece più duttile, più caldo, se volete. E per quanto riguarda il futuro, c'è l'idea da parte dell'Agenzia Spaziale Europea di studiare il sistema di Giove, in particolare il sistema delle tre lune ghiacciate, Ganimede, Europa e Callisto, mediante una missione dedicata, che è la missione JUICE, o Jupiter Icy Moons Explorer, che dovrebbe partire in questa decade per raggiungere Giove attorno al 2030 e poter quindi effettuare un tour di queste lune della durata di 2 anni e mezzo prima di entrare in orbita attorno al satellite Ganimede, lì rimanere per 9 mesi per poterlo studiare meglio in 3 dimensioni, quindi effettuare una tomografia completa di questo satellite, della sua superficie, del suo interno più o meno profondo e della sua tenue atmosfera. Naturalmente anche sul lato americano, cioè sul lato NASA, non si è rimasti a guardare, c'è un'altra missione che è stata pensata invece esplicitamente per Europa, che certamente tra i vari satelliti del sistema di Giove è il più interessante dal punto di vista astrobiologico, perché in quel caso l'acqua di nuovo si troverebbe a diretto contatto con il mantello di silicati. Questa è la missione Europa Clipper, che pure partirà in questa decade e arriverà a Giove per effettuare una serie di 45 passaggi ravvicinati a Europa per anche in quel caso determinare nella maniera migliore possibile non solo la composizione della superficie e perché no, forse anche dei plume che sono stati scoperti negli ultimi anni, ma effettuare anche in quel caso misure molto più vincolanti e rilevanti del suo interno più o meno profondo. Ora, anche nel sistema di Saturno ci sono dei satelliti che non sono meno interessanti, meno importanti di quelli di Giove dal punto di vista del potenziale astrobiologico. Vedete qui in questa cartolina la famiglia del sistema di Saturno, in basso c'è il pianeta col suo sistema di anelli e satelliti, e nel pannello superiore c'è una visione, se volete un po' artistica, di tutte queste lune regolari, Mima, Enceladus, Tetide, Nerea, il grande Titano, che ha dimensioni confrontabili con quelle di Ganimede che abbiamo appena visto. Ecco, uno dei primati della missione Cassini, che ha potuto operare per ben 13 anni nel sistema di Saturno, se non addirittura la scoperta number one in questa top 10 di scoperte, è stata proprio
quella che riguarda l'esistenza di veri e propri geyser, getti di acqua liquida, che interessano l'emisfero polare, la regione polare meridionale del piccolo satellite Encelado. Encelado è un piccolo satellite di un diametro di circa 500 km. Ebbene, Cassini ha potuto, fin dalle prime battute della missione, in realtà scoprire che, guardando verso il bordo di Encelado in controluce, c'erano circa un centinaio di getti di vapore acqueo che naturalmente dovevano originarsi dal fatto che in una zona sottosuperficiale, poi si è scoperto essere un oceano globale, l'acqua liquida a diretto contatto con un mantello di silicati anche in questo caso trovava delle vie di fuga verso la superficie, di qui verso lo spazio. Vedete queste fratture della crosta di Encelado, che sono più azzurre rispetto al colore medio del satellite. Ecco, queste sono state ribattezzate graffi di Tigre, sono proprio le zone da cui erompono i geyser di cui vi ho parlato. Ve ne sono di nuovo un centinaio, da cui erompe vapore acqueo che poi, ovviamente, trovandosi esposto alle condizioni dello spazio, immediatamente ghiaccia. E sembra che l'acqua sgorga da questi punti in modo del tutto continuo, cioè non ci sono dei periodi in cui una frattura si chiude completamente ed impedisce l'uscita di acqua, semmai ci sono solamente dei periodi in cui queste fratture, sempre per via di effetti mareali che interessano Encelado, si aprono e si chiudono permettendo flussi più o meno ampi. Perché questo succede? Ancora una volta, analogamente al caso delle lune galileiane, succede perché Encelado si trova in una cosiddetta risonanza di moto medio 2-1 con un altro satellite che si chiama Dione. Quindi Encelado compie due orbite esattamente nello stesso periodo di tempo in cui Dione più esterno ne effettua una. E quindi questa risonanza aiuta a mantenere l'eccentricità orbitale superiore allo zero, quindi un'orbita ellittica, e fornisce l'energia interna per l'attività geologica. Non solo, ma dopo questa scoperta sensazionale, Cassini ha dovuto inevitabilmente modificare il proprio profilo di missione, cioè non era previsto di scoprire dei getti attorno a Encelado. Quindi, quando lo si è fatto, hanno letteralmente cambiato le traiettorie di questa missione per permettere a Cassini di volare attraverso i geyser di Encelado. E con uno strumento, lo spettrometro di massa, molto sensibile, è stato possibile, quindi, grazie a dei sorvoli ravvicinati fino a 25 km sulla superficie, è stato, dicevo, possibile misurare la composizione di questi getti. Quindi, oltre all'acqua, sono state trovate una serie di altri composti volatili, per esempio l'anidride carbonica, il monossido di carbonio, ma vedete, c'è anche l'indicazione della presenza di ammoniaca. Questo è molto importante perché l'ammoniaca è notoriamente un composto antigelo, cioè un composto che, se mescolato all'acqua, ne abbassa il punto di fusione, quindi contribuendo a mantenere l'acqua liquida, se volete. Verso la fine della missione, poi Cassini ha fatto anche un'altra scoperta in Encelado. Ci sono stati, pensate, un totale di 22-23 incontri ravvicinati, naturalmente con altezze variabili sulla superficie, e nei più fortunati incontri lo spettrometro di massa ha potuto anche constatare che non solo esistono composti volatili come l'ammoniaca o composti organici, eccetera, ma esiste idrogeno molecolare. Ora, questo è un gas banale, però un gas talmente leggero che normalmente nessun corpo planetario troppo piccolo ha la gravità sufficiente per poterlo trattenere. E difatti, nel nostro sistema solare, grandi quantità di idrogeno si trovano solo nelle atmosfere dei pianeti giganti. Se io trovo dell'idrogeno molecolare nei pressi di un piccolissimo satellite come Encelado, vuole dire che quell'idrogeno non è primordiale, ma deve essere stato per forza generato dallo stesso Encelado in tempi relativamente recenti. Quindi si è pensato, solo pochi anni fa, solo 3 anni fa, che sul fondo dell'oceano di Encelado vi possono essere delle sorgenti idrotermali analoghe
alle cosiddette fumarole nere, black smokers, che sono stati scoperti sui nostri fondali oceanici terrestri a partire dalla fine degli anni 70 e che fornirebbero, grazie a questo idrogeno molecolare, una chimica, se volete, riducente, uso un termine tecnico, ma comunque quell'energia di cui parlavo all'inizio per creare squilibri chimici e favorire reazioni di ossidoriduzione. Di nuovo, un'indicazione molto interessante per l'abitabilità. Sono state anche altre le scoperte fatte da Cassini, ne parlerà anche Daniela più tardi, riguardo anche ai composti organici, e c'è quindi l'idea, vista l'importanza e la centralità di Enceladus rispetto all'astrobiologia, di tornare al sistema di Saturno, in particolare Enceladus, con una missione stavolta dedicata allo studio di questo satellite, che naturalmente dovrà avere una strumentazione non banalmente replicante quella di Cassini, che ormai risale alla prima metà degli anni 90, ma una strumentazione di ultimissima generazione, in modo tale da poter volare di nuovo attraverso i geyser di Enceladus, ma con pacchetti di astrobiologia che possono non solamente determinare la presenza, come è già successo, di sali minerali, di composti organici, eccetera, neanche la scoperta di aminoacidi sarebbe sufficiente. Bisognerebbe avere qualcosa di più. Qualcosa che ci dica senza ombra di dubbio e senza troppe ambiguità se nell'acqua che sgorga da Enceladus vi siano indizi per la presenza di forme di vita elementari. Oltre a Enceladus, sempre nel sistema di Saturno, c'è un altro satellite molto importante. È Titano, è il maggiore dei satelliti di Saturno ed è il secondo maggiore satellite per dimensioni nell'intero sistema solare. Ora, Titano, al pari di Ganimede, presenta anche altri record. È per esempio l'unico satellite ad essere inviluppato da un'atmosfera molto densa e molto opaca, talmente densa e opaca che, se guardate nel pannello di sinistra, osservata come la vedrebbero i nostri occhi, non permette la visione di alcun dettaglio superficiale, ma spostandosi a lunghezze d'onda infrarosse, quindi più lunghe, l'atmosfera si fa via via sempre più trasparente, quindi è possibile intravedere dettagli superficiali come per esempio quelle regioni più scure, più marroncine, che sono regioni geomorfologiche chiaramente distinte dal resto del satellite, che mostra invece una colorazione in questo codice di colore azzurrognola indicativa della presenza di ghiaccio in superficie. Poi fra poco vedremo che cosa sono queste unità geomorfologiche più scure. Una delle scoperte maggiori di Cassini, peraltro effettuata grazie alla radar, che era uno strumento tutto italiano, e la presenza di bacini di idrocarburi liquidi sulla superficie di Titano, che si concentrano in particolare nella sua regione polare settentrionale. Si tratta di veri e propri laghi e mari costituiti soprattutto da metano liquido e in abbondanza minore anche da azoto ed etano, che sono disciolti dentro il metano. È stato addirittura possibile, grazie al radar di Cassini, fare una batimetria e quindi misurare la profondità di questi laghi. Nel caso dei mari più estesi si è trovata una profondità di 100-150 metri e non v'è dubbio sul fatto che si tratta proprio di bacini liquidi, perché hanno offerto l'esempio di riflessioni speculari che sono possibili solo in presenza di superfici che sono piatte rispetto alla lunghezza d'onda che le illumina. Grazie sempre al radar di Cassini, vedete, sono state scoperte altre cose molto simili ad altre formazioni terrestri, quindi strutture sinuose, fluviali, ed è lì che si raccoglie in pratica il metano che piove dall'atmosfera e che poi affluisce per riempire quei laghi, quei mari che avete visto poco fa. Ci sono poi i campi di dune equatoriali, e sono proprio quelle regioni geomorfologiche più scure che vedevate prima all'equatore. Sì, si tratta dei campi di dune di sabbia, dove però questa sabbia non è la sabbia che conosciamo noi dalle spiagge italiane, ma è una sabbia molto diversa, costituita da composti organici pesanti e complessi che precipitano in pratica dall'atmosfera. E vedete, sono poi modellati dai venti locali. Vi sono poi indicazioni di possibili presunti edifici criovulcanici. Oggi non abbiamo mai osservato
un vulcano che eruttava su Titano, magari eruttava gas, oppure ghiaccio duttile, ghiaccio fresco, in qualche modo più morbido. Però vi sono indicazioni che vi possono essere punti della superficie che permettono un vigoroso scambio di materiale tra la superficie stessa e quello che viene sotto. E quello che viene sotto, ancora una volta, è stato investigato meglio mediante un altro esperimento, cioè l'esperimento di radioscienza, grazie al quale oggi sappiamo che la struttura interna di Titano è analoga a quella di Ganimede. Quindi c'è una crosta complessa dove esiste ancora una volta un oceano globale di acqua liquida che permette a una crosta esterna più rigida, spessa da 50 a 200 km, di essere completamente disaccoppiata da una crosta interna invece più duttile perché è sottoposta a pressioni molto maggiori. Quindi questa coesistenza di acqua liquida nel profondo del satellite con una chimica dominata da composti organici nella sua atmosfera e soprattutto in superficie, è logico, fa di Titano un altro obiettivo ovvio su cui tornare. E ovviamente, ancora una volta, la NASA non sono stati a pensarci due volte perché hanno già approvato lo scorso anno una missione, si chiama Dragonfly, che vuol dire libellula, che dovrà tornare su Titano, partendo in questa decade ed arrivando negli anni 2030, che stavolta farà uso di un drone, un ottocottero, quindi un drone mosso da 8 eliche, pensato per poter campionare punti diversi della superficie. Questo drone, infatti, dovrebbe arrivare dopo un viaggio durato 8 anni su Titano, scendere dolcemente, posarsi in un punto e poter effettuare dei campionamenti con i suoi strumenti, delle rilevazioni, ma poi avrà la capacità di sollevarsi in volo e compiere decine di chilometri prima di poter campionare altri siti. Sono talmente tanti e importanti i punti da voler studiare su Titano che diventa veramente difficile scegliere uno rispetto a un altro. Ecco perché Dragonfly ha come principale caratteristica quella di potersi muovere letteralmente rispetto alla superficie di Titano. Quindi, per quello che ho detto finora, i planetologi hanno potuto finora distinguere due categorie, se volete, due archetipi di mondi cosiddetti acquosi. Il primo che vedete a sinistra è quello che riguarda satelliti naturali come Ganimede o come Titano, cioè ci sono certamente oceani di acqua liquida, ma è molto più probabile che quest'acqua non sia a diretto contatto con un mantello di silicati, ma sia piuttosto compresa a mo' di sandwich tra due strati ghiacciati, uno esterno più rigido e uno interno più duttile, benché non siano esclusi scambi di materiale tra il mantello ricco di silicati e questo strato interno, questa crosta interna o crosta inferiore ghiacciata. Vi è poi una seconda categoria di satelliti più piccola, diciamo di tipo Europa o tipo Encelado, quindi con dimensioni che vanno da poche centinaia di chilometri fino alle dimensioni della nostra Luna, se volete, dove c'è invece una piccola crosta ghiacciata, spessa pochi chilometri, al di sotto della quale c'è subito un vasto oceano di acqua liquida, che in questo caso sarebbe invece a diretto contatto, e ce lo ha dimostrato, almeno il caso di Encelado con misure dirette condotte da Cassini, è sicuramente a contatto con un mantello di silicati, perché vediamo che ci sono sali minerali, composti organici più o meno complessi e anche idrogeno molecolare che presumibilmente deriva da attività idrotermale che ha luogo sul fondo di questo oceano. Voglio concludere veramente l'ultimo esempio, lo sono le ultimissime slide per quanto mi riguarda. Se ci spingiamo ancora più lontano dal Sole, quindi andiamo dal sistema di Saturno a quello di Nettuno, che è l'ultimo, l'ottavo e ultimo pianeta del Sistema Solare, beh, le uniche immagini di cui disponiamo sono quelle che risalgono allo storico sorvolo che fece il Voyager 2 nell'agosto del 1989. Quelli sono ancora tuttora gli unici dati che noi abbiamo. E allora, a questo punto, dalla geologia di Tritone, che è la maggiore delle lune di Nettuno, vediamo che anche a queste distanze estreme dal Sole abbiamo superfici molto giovani e soprattutto è stato scoperto
criovulcanismo in modo diretto, perché Voyager 2, guardando verso il bordo del satellite, voltandosi all'indietro dopo aver raggiunto il punto di minima distanza da Tritone, ha potuto vedere una bocca vulcanica che eruttava materiale organico oscuro e la disperdeva nella tenue, rarefattissima atmosfera di questo satellite. Quindi quello che risale al 1989 era veramente il primo esempio diretto di criovulcanismo. E pertanto, per avere attività geologica su queste lune ghiacciate, non c'è bisogno di essere vicini al Sole. Serve soprattutto un corpo centrale che con le forze di marea fornisca all'interno del satellite l'energia necessaria a mantenere vive queste lune che altrimenti sarebbero solamente mondi morti. Io vi ringrazio, anche qui c'è un'idea di tornare al sistema di Nettuno e di Tritone con una missione futura, si chiama Trident, ma non è ancora approvata in fase di definizione, quindi lascio la parola a Daniela, tenendo presente che se vogliamo abbiamo una serie di indiziati di essere molto importanti per l'astrobiologia e per la ricerca di vita nel nostro sistema solare, non c'è solamente il sottosuolo di Marte, come ovvio, ma spingendosi più lontani dal Sole, abbiamo Europa, Encelado, Titano, addirittura Tritone, queste sono lune che ci interessa molto poter esplorare in un futuro più o meno prossimo con missioni spaziali dedicate. Quindi grazie e do la parola a Daniela. Grazie Federico. Allora, Daniela è già relatore, quindi può condividere il suo schermo e avviare la presentazione. Grazie. Eccomi, buonasera a tutti. Credo di aver condiviso lo schermo. Eccomi. Sì, inizierò il mio discorso riprendendo un pochino alcune cose che ci stava raccontando prima Federico e in particolar modo diciamo, l'idea, diciamo, la nostra idea di abitabilità che necessariamente parte dalla presenza di acqua allo stato liquido. E così nel nostro sistema solare, come si accennava prima, oltre alla Terra, che si trova proprio al centro della zona di abitabilità, abbiamo Marte, che ci interessa molto perché si trova appena al di fuori di questa zona. E poi abbiamo scoperto che esiste anche un altro tipo di abitabilità, che è l'abitabilità subsuperficiale, che è appunto quella caratteristica delle due lune ghiacciate oggetto della conferenza di questa sera. E quindi l'acqua allo stato liquido è appunto uno di quei requisiti minimi per la vita. Come ricordava prima Federico, ci sono anche i CHOMS, quindi quegli elementi dal carbonio all'idrogeno, l'azoto, l'ossigeno, il fosforo, lo zolfo, che sono fondamentali per costruire i mattoni che formano le nostre cellule, una fonte di energia che vedremo dover prendere in grande considerazione nel caso appunto di definire l'abitabilità di Encelado e di Europa, e poi da un punto di vista biologico anche le condizioni chimico-fisiche, quindi capire che tipo di temperatura, che tipo di acidità, di salinità, di radiazioni ionizzanti la vita come noi la conosciamo è capace di tollerare. E come diceva prima Federico, abbiamo nel nostro sistema solare diciamo dei target essenziali per l'astrobiologia, che sono appunto Marte, e poi Europa ed Encelado, e poi anche Titano, come anche si accennava prima. Per Marte, consentitemi di dire due parole riguardo a questo pianeta, perché a differenza delle lune ghiacciate, possiamo parlare di un'abitabilità prossima alla superficie, quello che in inglese si dice near surface, che ben, diciamo, rende l'idea di quello che si intende. Di cui si intende parlare, e poi anche recentemente abbiamo avuto prove di una abitabilità subsuperficiale.
Infatti, 5 anni fa, abbiamo avuto immagini della superficie di Marte con dei piccoli canali che comparivano e scomparivano, e quindi i giornali hanno pubblicato la notizia sul fatto che su Marte potevano scorrere ruscelli di acqua salata. E questa faccenda dell'acqua salata è importante perché per mantenere acqua allo stato liquido per brevi periodi di tempo in alcune zone della superficie di Marte bisogna invocare due fattori: i perclorati, che sono dei sali, diciamo dei sali di perclorati, sali perclorato di sodio, di magnesio e di calcio, che sono molto abbondanti sulla superficie marziana, e il fenomeno della deliquescenza. Quindi questi due fatti potrebbero permettere la presenza di brines, di sorta di salamoia in alcuni periodi dell'anno su Marte, che pe quindi permetterebbero la presenza di acqua allo stato liquido e anche, essendo non superficiali, ma insomma prossime alla superficie, anche di proteggere eventuali forme di vita dalle radiazioni ultraviolette. E un analogo terrestre di queste brines marziane si possono trovare nel deserto iperarido del deserto d'Atacama in Cile, dove ci sono degli aliti, questa volta fatti da cloruro di calcio, dentro questi precipitati vivono degli organismi che vedete qui con la freccetta, e che sono metabolicamente attivi solo quando l'acqua è liquida, proprio per il fenomeno della deliquescenza. E poi, come dicevo prima, la scoperta di un lago sempre salato, subsuperficiale su Marte, scoperta tutta italiana di un paio di anni fa, ha anche identificato un nuovo habitat, una nuova nicchia potenzialmente abitabile appunto in questo lago salato, quindi probabilmente l'acqua è tenuta allo stato liquido per la presenza di sali, di perclorati. E subito dopo la pubblicazione di questo lavoro del team italiano, gli americani dal California Institute of Technology hanno fatto tutti i dei conti e hanno detto che su questo lago salato c'è addirittura dell'ossigeno, e scrivono ossigeno in quantità tali da poter sostenere anche il metabolismo di organismi semplici, addirittura di spugne. Infatti i giornali titolavano questa faccenda. Però ovviamente pensare a organismi così complessi in un lago salato marziano, specialmente delle spugne, bisognerebbe avere lo sviluppo di organismi tali che anche forniscono composti organici a questi organismi complessi eterotrofi. Quindi questo anche per darvi un po' l'idea che talvolta, insomma, basta poche notizie scientifiche e poi, diciamo, l'informazione passa, diciamo, più grande di quello che è realmente. Però, diciamo, focalizziamoci sulle nostre lune subglaciali e su quelle che sono le caratteristiche che queste lune hanno e che ci fanno pensare che veramente hanno i requisiti minimi per sostenere la vita come noi la conosciamo. Come al solito, dal punto di vista della biologia, per pensare di trovare vita in luoghi così estremi, dobbiamo studiare l'unico tipo di vita che noi conosciamo sulla Terra. E per quanto riguarda queste due lune ghiacciate, sulla Terra si sono identificati degli analoghi che sono i laghi subglaciali antartici, come per esempio il lago Vida. E perforando questi laghi subglaciali sono state trovate delle forme di vita. Quindi questo anche ci permette di rispondere a un altro quesito, e cioè che tipo di energia una forma di vita che vive al buio potrebbe utilizzare in queste lune ghiacciate, perché generalmente siamo abituati a pensare alla presenza di ossigeno e alla presenza di organismi che svolgono fotosintesi ossigenica e che quindi producono ossigeno e sono in grado di organicare
anidride carbonica in zuccheri, anche se poi esistono anche organismi che fanno fotosintesi non ossigeni, che sono sicuramente quelli che sono comparsi prima sul nostro pianeta, ma al buio dobbiamo quindi pensare a organismi che sono in grado di ottenere l'energia, come accennava prima Federico, dall'ossido di ossidoriduzione di composti inorganici che trovano a disposizione. E effettivamente, perforando per esempio il lago Vida, che è questo lago subglaciale che si trova nell'Antartide, perforando i 16 metri di ghiaccio, è stata raggiunta una piccola comunità di microrganismi diciamo che vivono al buio in assenza di ossigeno, e che si trovano, e ovviamente la loro presenza è resa possibile dalla presenza di acqua allo stato liquido, data appunto un'elevata salinità. Quindi queste forme di vita sono estremofile, perché dobbiamo pensare che non solo riescono a sostenere un metabolismo a bassa temperatura, ma anche sono alofile, quindi riescono a mettere in atto delle strategie per contrastare la perdita di acqua, e quindi diciamo, se pensiamo a delle lune ghiacciate, dobbiamo anche appunto pensare, o anche ai laghi subsuperficiali marziani, dobbiamo comunque pensare a degli organismi che siano appunto in grado di vivere in presenza di elevate concentrazioni di sali e anche a basse temperature. Ma queste, diciamo, sono strategie che sul nostro pianeta la vita ha messo in atto in modo molto, diciamo, ha messo in atto con grande successo. E l'altro anche lago subglaciale molto interessante è il lago Vostok, e in questo caso, diciamo, perforando, facendo un carotaggio del ghiaccio, è stata raggiunta diciamo, lago, una zona di acqua allo stato liquido. Ma quello che vorrei mettere in evidenza qui è la presenza di forme di vita che si sono trovate nello spessore del ghiaccio, e anche questo mette in evidenza la possibilità di nicchie abitabili che si hanno quando il sale è una concentrazione tale per cui a una determinata temperatura riesce a mantenere delle vene di acqua allo stato liquido intorno ai cristalli di ghiaccio. E dentro queste vene, che sono di pochi micron di diametro, possono collocarsi delle forme di vita batteriche, e anche in questo caso organismi adattati a contrastare l'elevata salinità che è presente in quest'acqua che viene mantenuta allo stato liquido. Quindi, diciamo, sulla Terra ci sono diverse strategie di sopravvivere in presenza alle basse temperature, diciamo, al di sotto del punto di congelamento dell'acqua pura. Ma che tipo di metabolismo possiamo pensare che questi organismi possono effettuare al buio? Il metabolismo si chiama chemiosintesi, che in fondo è una via metabolica molto simile alla fotosintesi, dove invece di usare l'acqua si usa l'acido solfidrico e con produzione di zuccheri, mentre nella fotosintesi, invece che la oltre alla produzione di zuccheri, c'è anche la produzione di ossigeno, mentre, come dicevo prima, nella fotosintesi non ossigenica si producono zuccheri ma non ossigeno. Quindi, diciamo, sulla Terra ci sono diversi tipi di metabolismi che possono sostenere la vita in condizioni molto diverse e dare anche dei risultati diversi, osservabili. Come diceva prima Federico, associata all'idea di una possibile forma di vita nelle lune ghiacciate di Encelado e di Europa, si associa spesso questa idea di black smokers, che sono degli sfiatatoi idrotermali che sono stati scoperti intorno agli anni 70 e che sono popolati da una varia, da, diciamo,
vita, delle forme complesse di vita, come questi vermi tubiformi, che sono chiaramente degli organismi eterotrofi e che quindi hanno bisogno di un produttore primario che li alimenti. E infatti, in simbiosi con questi organismi vivono dei batteri che sono appunto in grado di svolgere chemiosintesi e quindi utilizzando H2S e CO2 producono zuccheri e questi zuccheri sono appunto utilizzati da questi organismi complessi che vivono nelle profondità degli abissi. Ai piedi di questi sfiatatoi idrotermali dove la temperatura anche è molto elevata. Questi vermi tubiformi vivono circa fino a 60 gradi, diciamo, quindi vivono un po', diciamo, alla base di questi sfiatatoi. Altri sfiatatoi idrotermali molto interessanti, specialmente se si pensa, diciamo, quindi questi black smokers sono danno una bella immagine di che tipo di comunità, anche complesse, possono essere sostenute al buio. Mentre, diciamo, le Lost City sono forse anche più interessanti per quanto riguarda diciamo, la caratterizzazione dell'abitabilità e della presenza dei requisiti di vita per la vita su Encelado Europa, perché questi sfiatatoi idrotermali sono stati scoperti più recentemente, intorno agli anni 2000-2002, e questi invece di essere, mentre i black smokers sono in stretto di contatto con il magma terrestre, quindi la temperatura di fatto aumenta molto in questi sfiatatoi idrotermali, in questi black smokers, negli sfiatatoi idrotermali tipo Lost City, questi non sono a contatto con il magma terrestre, ma sono riscaldati, l'acqua è riscaldata entrando nella crosta terrestre grazie alla reazione di serpentinizzazione che ha come prodotto l'idrogeno e il metano. E l'idrogeno è molto importante, proprio per quello che diceva prima Federico, cioè averlo ritrovato nei plumes di Encelado ha dato un indizio dell'esistenza, della possibile esistenza di questi sfiatatoi idrotermali su questa luna ghiacciata. E sulla Terra questi sfiatatoi sono anche particolarmente interessanti perché sono considerati il luogo dove forse si potrebbe essere originata la vita, quindi al buio e in assenza di ossigeno. E proprio diciamo, diciamo quello che è stato considerato il mother engine, vuol dire il motore materno della vita sulla Terra è stata proprio la reazione di serpentinizzazione che potrebbe anche essere presente su Encelado, anche diciamo, a spiegare uno dei motivi per cui l'acqua viene mantenuta allo stato liquido, proprio perché è una reazione esotermica e inoltre libera, come dicevo prima, idrogeno e metano. Ora ci sono e si ipotizza che sulla Terra i primi forme di vita che si sono originate, quindi un Last Universal Common Ancestor, si è formato quindi in condizioni di elevata temperatura, in assenza di ossigeno e utilizzando l'idrogeno e il metano, quindi erano dei metanotrofi, con una via metabolica che era quella poi che portava al ciclo dell'acetilcoenzima. Ma la presenza di idrogeno è anche interessante perché idrogeno e anidride carbonica sono utilizzati invece da metanogeni, quindi con liberazione di metano. Ed è proprio questa. Diciamo, se volessimo, insomma, approfondire un attimo questa ipotesi dell'origine della vita sulla Terra nelle Lost City, grazie alla serpentinizzazione, diciamo che le porosità di questi sfiatatoi idrotermali hanno determinato la compartimentalizzazione entro la quale le prime macromolecole, quindi un primo mondo ad RNA e poi un mondo a DNA, ha avuto luogo
E successivamente queste membrane rocciose, minerali, sono state sostituite dai doppi strati lipidici, così come noi li conosciamo, e in un modo che ancora non sappiamo quale sia, forse sia stato, forse mai lo scopriremo, da un mondo macromolecolare siamo passati a un mondo cellulare. Quindi questi organismi che verosimilmente erano dei chemioautotrofi, quindi degli organismi in grado di fare chemiosintesi, come abbiamo descritto prima, hanno poi, diciamo, lasciato diciamo, le profondità degli abissi e hanno poi colonizzato zone, che potrebbero essere simili dunque, alle stromatoliti che si trovano ora nello Staff Bay e quindi protetti dalle radiazioni ultraviolette, hanno poi, diciamo, messo a punto una fotosintesi, diciamo, fotosintesi prima non ossigenica, poi ossigenica, e quindi poi l'ossigenazione dell'atmosfera e comparsa dell'ozono, quindi protezione dalle radiazioni UVC, e quindi insomma tutto quello che noi sappiamo poi del percorso che l'evoluzione ha preso sul nostro pianeta. Però, diciamo, parlando di queste lune ghiacciate, dobbiamo appunto fermarci a degli organismi chemioautotrofi. E infatti, come accennavo prima, la scoperta di questo, le evidenze dell'esistenza di processi idrotermali studiando le plumes le plumes di Encelado, hanno appunto, trovando idrogeno non in equilibrio, hanno dato appunto l'evidenza che ci fosse appunto attività idrotermale e quindi una situazione favorevole all'origine della vita su questo pianeta, su questa luna, così come si ipotizza per la Terra. E infatti, come dicevo prima, idrogeno e metano che sono prodotti dalle reazioni di serpentinizzazione, che quindi possono probabilmente prendere luogo in queste lune ghiacciate, possono essere utilizzati da batteri metanogeni che appunto utilizzano l'idrogeno e la CO2 per produrre metano ed energia. Quindi, Encelado sembra avere molti dei requisiti necessari per la vita e per sostenere un metabolismo microbico. Si è anche parlato a un certo punto di batteri che si cibano di radiazioni. In realtà non è proprio. Non esistono veramente dei batteri che si cibano di radiazioni, o diciamo di composti radioattivi, quanto piuttosto è la radiolisi operata da composti radioattivi che rende disponibile, per esempio, composti del solfato in una forma utilizzabile dai batteri, quindi sempre verso la via della chemiosintesi. E quindi il fatto che composti radioattivi possono essere, sono presenti in queste lune ghiacciate potrebbero esse stesse diciamo, permettere, rendere accessibile dei composti che potrebbero a loro volta sostenere un metabolismo microbico che noi conosciamo bene perché questi batteri sono stati scoperti sulla Terra in alcune miniere, quindi anche in questo caso organismi che vivono in nicchie remote del nostro pianeta e che utilizzano per sostenere il loro metabolismo diverse condizioni ambientali potrebbero di fatto, diciamo, essere presenti anche altrove, anche magari in forma non di nicchia, ma essere, diciamo, la forma di vita predominante. E quindi tutto questo che vi ho detto ci fa appunto capire quanto interessanti siano queste immagini che possiamo trovare di Europa e di Encelado, dove appunto c'è questo stretto contatto tra acqua e roccia, che è appunto un elemento fondamentale perché vengano resi disponibili gli elementi fondamentali, CHOMS, e la possibilità di avere delle reazioni di serpentinizzazione che quindi non solo producono calore, ma che producono anche idrogeno e metano. E quindi, diciamo, quello che sulla nostra Terra è accaduto
miliardi di anni fa, potrebbe accadere adesso su Encelado, o magari essere già successo, accaduto nel passato e avere le forme di vita, aver anche raggiunto un livello di complessità che certo non possiamo, come dire, su cui non possiamo dire nulla, però certamente molti dei requisiti fondamentali che richiamano l'origine della vita sul nostro pianeta sembrano essere presenti su queste due lune ghiacciate. Inoltre, come accennava anche prima Federico, in questi plumes, da che all'inizio nel passato erano stati identificati alcuni di questi elementi, alcuni dei CHOMS, quindi il fatto che ci fossero degli elementi biogenici aveva già dato buone indicazioni sulla possibilità di vita a queste lune ghiacciate, oltre ovviamente alla presenza di acqua allo stato liquido, la presenza di molecole organiche che sono dei precursori e che portano alla formazione di amminoacidi è stata ulteriormente interessante, e questa notizia poi sui giornali, quindi la presenza che ci siano, dell'aver individuato delle molecole organiche complesse che portano alla formazione degli amminoacidi, è stata subito data come un'altra prova che di vita aliena su queste lune ghiacciate, ma in realtà sappiamo bene che trovare anche un amminoacido non vuol dire aver trovato la vita. Abbiamo solo trovato dei precursori formatisi in modo abiotico e che quindi, diciamo, non sono sicuramente prova di vita, sono solo prova che i precursori sono presenti. E quindi sulle nostre lune ghiacciate i precursori, i requisiti minimi affinché si possa parlare di abitabilità e di possibilità di formazione di forme di una qualche forma di vita sono presenti, quindi tra i CHOPS, la forma di energia, al solvente che appunto è l'acqua allo stato liquido. E però poi bisogna anche definire quali sono i limiti chimico-fisici. Quello che noi sappiamo oggi, appunto, è quello che possiamo sapere e capire studiando gli organismi che vivono in ambienti estremi, in questo caso gli psicrofili, i barofili, gli alofili, organismi radioresistenti, e quindi abbiamo, diciamo, in mente dei limiti chimico-fisici a cui la vita come noi la conosciamo è stata in grado sul nostro pianeta di adattarsi. Però questi limiti devono essere in qualche modo superati, perché dobbiamo, come dire, cercare di spostare sempre più in là i limiti della vita come noi la conosciamo, e per fare questo gli esperimenti che si conducono in laboratorio in condizioni simulate sono sicuramente molto importanti, quindi esposizioni a dosi di radiazioni ionizzanti a basso o alto LED, a condizioni, bene, anche marziane simulate, ma anche a simulazione di luci in condizioni che simulano i ghiacci, per esempio di Europa, e poi l'esposizione in facility che possono essere collocate al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale, e poi anche futuri esperimenti che possono condursi il più lontano della bassa orbita terrestre, per esempio utilizzando la futura piattaforma Gateway che orbiterà intorno alla Luna e che fornirà un ambiente più estremo per quanto riguarda il campo radiativo, e quindi che permetterà di simulare delle condizioni marziane, ma anche delle condizioni, per esempio, di lune ghiacciate. E quindi finora possiamo dire che sulla presenza di vita altrove, non solo su Marte, ma anche su Europa, Encelado, abbiamo sicuramente tanti indizi, ma nessuna prova fumante, quindi non abbiamo appunto nessuna prova che forme di vita aliene veramente esistano in questi luoghi, ma diciamo molti presupposti li abbiamo identificati. E con questo vi ringrazio per l'attenzione.